A fare chiarezza sulla fake news di alcuni ricoveri per listeria nell'ospedale di Arezzo, nel reparto di pediatria, è proprio l'azienda sanitaria. Di fatto però alcuni lotti di Wuster sono stati effettivamente ritirati dal commercio e allora arrivano i consigli dell'esperto. La notizia chiaramente non corrisponde a verità. La listeria purtroppo è un batterio che può provocare delle malattie anche gravi che possono portare al ricovero, ma in questo caso non risponde a verità il fatto che ci siano stati dei bambini coinvolti in questi episodi. È un batterio che è capace di provocare forme invasive di malattia appunto in persone che sono immunodepresse. Si può manifestare con meningoencefaliti, con sepsi e può portare anche in alcuni casi a sepsi. È un batterio che viene acquisito attraverso il consumo di alimenti non adeguatamente gestiti e trattati, anche a livello domestico questo può avvenire. La listeria è un contaminante abbastanza diffuso nell'ambiente e la cottura è il sistema però migliore appunto per eliminare qualsiasi rischio di contrarre una malattia da listeria. Ecco, alcuni lotti comunque di Wuster sono stati effettivamente ritirati dal mercato, quali sono i consigli da dare in questo senso? Il ritiro è una misura che viene effettuata nel momento in cui si verifica che all'interno di un alimento sia presente un pericolo e il consiglio che viene dato proprio specificatamente per i Wuster è, come dicevo prima, di attenersi in maniera scrupolosa alle indicazioni sull'etichetta. Quindi i Wuster vanno consumati cotti e dopo un'adeguata cottura, questo in particolare nei soggetti più fragili. Facciamo anche attenzione, una precisazione aggiuntiva: quando è che magari prepariamo i Wuster, facciamo attenzione anche che a non utilizzare lo stesso coltello, lo stesso tagliere che abbiamo utilizzato per sezionare, per preparare i Wuster crudi, poi dopo per ritagliare gli alimenti già cotti.